Basta con la politica dei gufi. A dichiararlo è il deputato di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, che risponde alle accuse mosse dal centro-sinistra sulla gestione dell'impianto natatorio delle Naiadi di Pescara, al centro del dibattito politico degli ultimi giorni. La svolta potrebbe finalmente arrivare dalla partecipazione al bando di gara per la gestione ventennale delle piscine, in scadenza il 18 settembre, ma intanto il PD parla di irregolarità nella gestione affidata al privato per 4 mesi e il centrodestra replica così. Allora, io non entro ovviamente nel merito di eventuali irregolarità perché non sta a me dirlo. So che comunque il nuovo gestore è entrato, ha preso le chiavi, lunedì già le prime ditte inizieranno a fare le prime manutenzioni e in maniera presumibile nei prossimi 10-15 giorni l'impianto natatorio riaprirà. Occorre un po' di manutenzione, c'è tutto il discorso delle volture, delle utenze che non si possono svolgere nel giro di 24-48 ore e comunque il dato è che nonostante il centrosinistra quando l'impianto è chiuso va a protestare per riaprire, quando riapre va a protestare perché ci sono irregolarità o altro, probabilmente dovrebbe smettere un po' di avere un atteggiamento da gufo contro l'Abruzzo e contro l'impianto natatorio. Io dico che questo impianto ha sempre sofferto negli anni, al di là del colore politico che in quel momento la regione avesse, però è pur da rilevare che mai come in questi anni di governo Marsilio si è avuto una sorta di stabilità nella gestione con alti e bassi, una gestione che ha subito una pandemia, ha subito una guerra che ha fatto schizzare i costi dell'energia e questo non è un fatto trascurabile, anzi è da mettere in evidenza, e finalmente è stato fatto un bando che dà la possibilità a colui che si aggiudicherà, speriamo che il 18 già si saprà l'aggiudicatario, per 20 anni la gestione di questo impianto e quindi poter fare investimenti e quindi poter garantire all'utenza stabilità e anche un grado di servizi elevato. Ma se il 18 non dovesse presentarsi nessuno? Ci sarà qualche exit strategy sicuramente, però io oggi ritengo che un impianto storico come quello delle Naiadi e che ha in maniera chiara dei problemi di impiantistica possa trovare la volontà da parte di qualcuno a livello nazionale che abbia esperienze e che possa far ripartire questo impianto, ben sapendo che noi come regione avevamo puntato anche su un project financing che poi dopo ha visto l'attenzione mancata da parte del proponente e quindi c'è stato un ulteriore problema. Però l'impianto natatorio è tra gli obiettivi della Giunta Marsilio e quindi penso che si risolverà in maniera positiva.